Ciao, io sono Elena. E io sono Francesca. E insieme siamo Republic Fabrique. Abbiamo un negozio di abbigliamento artigianale in centro a Brescia e facciamo corsi di cucito, sia in classe che online. Ci trovate su clubfabrique.com. Preparate i bagagli, oggi viaggeremo insieme nel mondo delle tasche applicate. Le tasche applicate sono una lavorazione intuitiva e funzionale e oggi in questo tutorial vi mostreremo tutti i segreti per realizzarla al meglio. E abbiamo preparato per voi anche un super progetto bonus. Partiamo! I materiali di cui avremo bisogno sono i tessuti, teletta termoadesiva, il nostro necessaire di cucito, rotella da taglio, clip, spilli, strumenti per segnare, una sagoma di cartone, le rocchette di filo, il ferro da stiro, la macchina per cucire, la taglia e cuci e della passamaneria, che ci servirà per il progetto bonus. La tasca applicata semplice è una lavorazione intuitiva, funzionale e adatta a tutti, che consigliamo soprattutto ai principianti come primo approccio al mondo delle tasche. Per realizzarla potrete cimentarvi con piccoli tagli di tessuto non elasticizzato, applicando questa tasca alle vostre creazioni handmade oppure a capi che avete già nell'armadio. La tasca applicata semplice si trova solitamente su jeans, camicie, capi di abbigliamento non foderati e modelli in tessuto molto leggero. In questo tutorial abbiamo preparato dei prototipi per mostrarvi le tre varianti della tasca applicata semplice. La tasca con angoli squadrati, la tasca con angoli inferiori arrotondati e la tasca con ripiego alto unito al lato superiore. Andiamo a scoprire come si fa. Dopo aver tagliato la tasca, seguendo le istruzioni del cartamodello, rifiniamo i margini con punto a zigzag o con taglia e cuci lungo tutti i lati della tasca. Partendo dal lato superiore, con l'aiuto di un ferro da stiro, rivoltiamo all'interno il margine e lo impunturiamo. L'impuntura andrà fatta sul lato diritto del bordo superiore della tasca. In questa operazione possiamo aiutarci segnando con un gesso o con un pennarello evanescente il riferimento del punto su cui fare l'impuntura per fermare il ripiego. Poi ripiegheremo sempre verso l'interno i margini dei rimanenti tre lati imbastendo e stirando. Ed ecco il risultato! Un trucco che ci consentirà di applicare questa tasca facilmente e in modo perfetto consiste nel preparare una sagoma di cartone con la forma e la dimensione esatta della tasca finita. In seguito, questa sagoma ci permetterà di stirare senza difficoltà i margini, soprattutto negli angoli arrotondati, affinché la tasca, una volta cucita sul capo, sia perfetta e ben rifinita. Quindi, per prima cosa, facciamo una cucitura a macchina a punti lunghi, esattamente a filo del margine vivo. Posizioniamo poi la sagoma sul rovescio della tasca, facendola combaciare con le linee di cucitura. Rimbocchiamo all'interno il margine, tutto attorno alla sagoma, e lo stiriamo. E lungo gli arrotondamenti, tiriamo il filo inferiore della cucitura alla forma della sagoma. Terminata questa operazione, che richiederà un pizzico di pazienza, distribuiremo bene il molleggio fino a renderlo uniforme. Poi stireremo appiattendo con cura il molleggio per evitare l'ingombro. Per cucire questo tipo di tasca dovremo doppiare i margini laterali lungo l'altezza del ripiego. Per prima cosa volteremo sul diritto il ripiego, unendo i margini laterali solo sul tratto del ripiego e cuciremo. In corrispondenza degli angoli, con un paio di forbici, taglieremo in sbieco i margini per ridurre l'avanzo di tessuto.
Dopo aver rivoltato all'interno il ripiego, stiriamo e imbastiamo con piccoli punti. Poi ripieghiamo all'interno anche il margine inferiore e il tratto rimanente dei margini laterali della tasca e, come sempre, stireremo e imbastiremo. Ora che abbiamo visto come confezionare una tasca applicata semplice, non ci resta che mostrarvi come cucirla al nostro prototipo. Nel nostro caso, abbiamo scelto di cucire la tasca con angoli squadrati. Appuntiamo la tasca finita al prototipo. Ricordatevi di seguire i contrassegni indicati sul cartamodello e i riferimenti delle istruzioni relative al vostro progetto. La tasca potrà essere cucita a mano con un sottopunto oppure in punturata macchina. Sceglieremo la tecnica da utilizzare in base al tipo di tessuto e alla funzione della tasca. Se la tasca dovrà essere sottoposta a tensione, andranno rinforzati gli angoli ai lati dell'apertura, inserendo un triangolino di stoffa sul rovescio del capo, che andrà fissato a mano o a macchina. Per rendere più frizzante la nostra tasca applicata, vi mostreremo come decorarla con una passamaneria che sarà inserita tra la tasca e la base del prototipo. Per prima cosa rivolteremo verso l'interno, a filo del lato alto della tasca, il margine della passamaneria, per evitare che sfili. Appunteremo la passamaneria tutto attorno al bordo della tasca, facendo sbordare solo i pompon. E cuciremo a filo fissando la tasca direttamente alla nostra creazione. In questa operazione i principianti potranno aiutarsi facendo un'imbastitura. Ricordatevi che se state utilizzando una passamaneria sintetica non dovrete mai stirarla direttamente a contatto con il ferro. Per concludere, vi mostreremo altre due versioni della tasca applicata: la tasca applicata con fodera e la tasca applicata con pattina. Quando siamo alle prese con tessuti spessi o capi di abbigliamento foderati, sarà importante foderare anche le tasche. La tasca applicata con fodera è composta da due parti: la base, che sarà da realizzare con lo stesso tessuto della vostra creazione, e la fodera, che solitamente viene scelta con un tessuto in tinta. Qui la vedrete con un tessuto a contrasto per essere più visibile in video. La tasca in stoffa sarà da tagliare già comprensiva del ripiego, mentre la fodera sarà da tagliare senza ripiego. Per tagliare la fodera con precisione, piegheremo verso l'interno il ripiego che troviamo sul cartamodello e segneremo il bordo del ripiego che rappresenterà la linea di attaccatura della fodera. Noi per comodità abbiamo ricalcato il cartamodello già comprensivo di margine di cucitura. Quindi, dopo aver tagliato sia la tasca in stoffa che quella in fodera comprensiva di margine di cucitura tutto attorno, cuciremo la tasca in fodera sul ripiego, diritto contro diritto, lasciando un'apertura per poter rivoltare poi la tasca finita sul diritto. Stireremo i margini di cucitura verso la tasca in fodera e porteremo il ripiego verso l'esterno, lungo la linea di ripiegatura. Poi appunteremo i bordi laterali del ripiego sulla tasca e, procedendo, appunteremo la fodera sulla tasca. È arrivato il momento di metterci alla nostra macchina per cucire. Ora che abbiamo cucito, rifiliamo e smussiamo gli angoli superiori. Poi incidiamo gli arrotondamenti avendo cura di arrivare a filo della linea di cucitura. Dopo aver rivoltato la tasca, sfruttando l'apertura precedentemente lasciata, imbassiamo i bordi e stiriamo. Chiuderemo quindi con una cucitura a mano la parte rimasta aperta. Poi applicheremo la tasca al prototipo seguendo le stesse istruzioni che vi abbiamo indicato per la tasca semplice. La tasca applicata con pattina può essere realizzata sia con fodera che senza. La pattina dovrà essere rinforzata con l'aiuto di una teletta termoadesiva e doppiata con una pattina in stoffa leggera o in fodera.
Per prima cosa cuciamo sovrapponendo le due parti della pattina diritto contro diritto. L'inizio della cucitura sarà da effettuare in sbieco verso l'interno. In questo modo la linea di attaccatura resterà nascosta sotto la pattina. Poi fisseremo l'estremità delle cuciture lasciando aperti i bordi di attaccatura. Rifileremo i margini di cucitura sbiecando gli angoli. E andremo ad incidere, come sempre, gli arrotondamenti a filo della cucitura. Ora rivoltate la pattina sul diritto, imbastite i bordi e impunturateli. Dopo aver rifinito con taglie cuci o con zigzag il bordo dell'attaccatura, appuntate la pattina sopra la tasca, diritto contro diritto. In questo passaggio la rotondità della pattina dovrà guardare verso l'alto. Ora che avete cucito, piegate la pattina verso il basso e fissatela con un'impuntura a macchina, lungo tutta la linea d'attaccatura. In alternativa potete fermare i bordi laterali in sbieco con una cucitura a mano. E voilà! Ecco come si presenta la nostra meravigliosa tasca con pattina. Tutti gli argomenti che abbiamo affrontato in questo tutorial vi aspettano sul numero di Burda Style di settembre nella rubrica Come si fa? E noi non vediamo l'ora di essere aggiornate con le vostre interpretazioni, mi raccomando! E se questo video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un commento qua sotto e di seguire tutti i canali social di Burda Style Italia! Alla prossima!